Abbiamo parlato nelle due precedenti puntate di Qui Europa del quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, cioè del bilancio pluriennale, e poi degli interventi particolari che nell'ambito di questo piano sono previsti per la coesione sociale, per far sì, insomma, che nelle varie regioni dei paesi dell'Unione Europea vi sia uno sviluppo per il più possibile uguale. Per poter controllare evidentemente tutti questi soldi, sono molti soldi che vengono erogati, vi è un organismo, vi è una istituzione dell'Unione Europea che ha il compito di verificare, di controllare le entrate e le uscite dell'Unione Europea in modo che siano meccanismi corretti e che gli interventi siano destinati agli scopi per cui sono stati decisi. Ma invece di raccontarvi io questa cosa, come funziona la Corte dei Conti, che si trova in via Alcide De Gasperi a Lussemburgo, darei ora la parola a colui che nel 2004 intervistai a Lussemburgo ed era Clementi, il dottor Clementi, Giorgio Clementi, che era membro decano della Corte dei Conti. A lui la parola. La Corte dei Conti è un'istituzione comunitaria creata dal trattato con lo scopo preciso di controllare tutte le entrate e tutte le spese del bilancio comunitario, sia dal punto di vista della regolarità e legalità, sia dal punto di vista dell'efficienza, efficacia ed economicità. Questo vuol dire che la Corte dei Conti controlla sia la gestione della Commissione, sia la gestione del Parlamento, del Consiglio, della Corte di Giustizia e di tutti gli organismi creati dall'Unione Europea, le varie agenzie e satelliti comunitari che sono sparsi nelle varie sedi europee. Proprio perché la Corte dei Conti deve assicurare che tutte le entrate e le spese siano gestite in maniera legale e regolare ed in maniera efficiente, efficace ed economica, il cittadino ha da parte della Corte dei Conti europea l'assicurazione che il denaro che proviene dalle tasche di tutti i cittadini europei sia non solo gestito in maniera legittima, ma raggiunga gli scopi che sono stati previsti dalla normativa comunitaria e prefissati sia dal Consiglio che dal Parlamento europeo.